Da Kara Walker a Andy Warhol, a Palazzo Strozzi, torna l'arte americana dal 1961 al 2001, un viaggio lungo 40 anni. Una grande collaborazione tra Palazzo Strozzi e uno dei più importanti musei del mondo per quanto riguarda l'arte moderna e contemporanea, il Walker Art Center in Minneapolis, una mostra che è un racconto, un viaggio in 40 anni di arte americana attraverso la quale leggeremo anche importantissimi fatti storici, eventi che hanno cambiato le nostre vite. 80 opere di 53 artisti a Palazzo Strozzi, la storica sede degli allestimenti a Firenze. Pur con tutte le limitazioni che la pandemia costringe a rispettare, le risposte sono buone. I visitatori sono per lo più locali o comunque italiani. Ma il tema dell'esposizione ha un carattere ben preciso e fino al 29 agosto, data in cui cesserà, ci sarà modo di avere una maggiore alternanza di visitatori in nome della tanto auspicata ripartenza. C'è un interesse incredibile per questa mostra, sia a livello di stampa, di critica e anche di pubblico. Naturalmente, siamo lontani dai numeri a cui Strozzi è abituato, però stiamo riscuotendo un ottimo successo. Si parla in poco più di 2 settimane di più di 10.000 visitatori che sono già venuti a visitare questa mostra e sembra che continuino a crescere, quindi l'interesse è molto ampio e certo dobbiamo fare i conti con ancora un'Italia che non si muove ancora abbastanza né tra le città né quanto riguarda il turismo internazionale, ancora deve ricominciare a venire a Firenze, quindi ci aspettiamo numeri maggiori in futuro e sperando sempre per una ripartenza il migliore possibile per la nostra città.